Siamo a Montaltofugo aspettando Mario Oliverio perché incontrerà gli agricoltori e incontrerà gli agricoltori insieme a Mauro Dacri, candidato come consigliere alla regione Calabria. C'è molta gente, la gente è interessata soprattutto per capire come bisogna muoverci. Ogni piazza, ogni sala è un vero successo, tanta gente viene vicino a lei perché ha fiducia finalmente di un politico di razza. Una persona che la Calabria dà tanta, tanta fiducia, si aspetta tanto da voi. Come se la sente questa responsabilità e soprattutto una parola di speranza? Perché devono credere in lei i nostri calabresi? Ah, è vero, c'è una partecipazione larghissima che mi riempie sicuramente di soddisfazione, che mi incoraggia in questo impegnativo lavoro a cui mi accingo, in questa impegnativa responsabilità. Certo, c'è anche la consapevolezza della responsabilità che metterò sulle mie spalle, ma da questa grande partecipazione si esprime una preoccupazione sulla situazione grave che vive la nostra regione, ma anche la speranza, la fiducia nella possibilità di uscire da questa situazione, di rimettere in piedi la Calabria, di costruire un futuro per questa terra. È importante questa partecipazione perché è l'energia necessaria per affrontare i gravi problemi della nostra terra, a partire dai problemi del lavoro, dai problemi della ripresa dell'economia, dai problemi della riorganizzazione dei servizi a partire dal servizio sanitario e di rimettere in piedi la nostra terra per metterla al passo con altre realtà del paese e dell'Europa. Noi siamo una regione che ha grandi possibilità, grandi potenzialità, ma che rimane l'ultima, come ci ha detto la Svimez nei giorni scorsi, l'ultima del paese, l'ultima in tutti i campi. Noi dobbiamo lavorare per riscattare questa regione, per farla collocare in posti che merita nella graduatoria, attraverso la possibilità di offrire ai nostri giovani, alle nostre ragazze opportunità di lavoro, attraverso la possibilità di rimettere in piedi il sistema delle imprese, di ritrovare la necessaria fiducia e di poter vivere in questa terra, perché è una terra bellissima che merita non la desertificazione, come ci ha detto la Svimez, ma merita il ripopolamento, merita la vitalità che è necessaria, e noi per questo ci impegneremo e da questa partecipazione trarremo la forza per far fronte a questa situazione difficile, perché riteniamo che si può fare. Io sono ottimista perché altrimenti non mi sarei messo in campo e voglio mettermi al servizio della nostra terra e sono sicuro che insieme ce la faremo, insieme ce la faremo. Grazie Presidente, in bocca al lupo per tutto. Bene, agricoltura, come dicevate prima, come fulcro della ricrescita della nostra Calabria. Ha dato questo impegno vicino all'onorevole Oliverio, che ormai è una persona, come dire, che tutti stimano, vedono tutti la speranza in questo gruppo che l'onorevole Oliverio porterà avanti insieme a tutta la gente di Calabria. A me, come mondo agricolo che rappresentavo, ha convinto il progetto di Mario Oliverio, l'abbiamo sposato di rinnovamento e siamo convinti che dall'agricoltura può iniziare la rinascita della Calabria. Bene, perché votare per te? Votare per me perché sono una persona tra la gente semplice. Bene, da Montaltofugo è tutto. Gennaro Gallo e Franco Portelli.